Filca Cisli di Teramo chiede che l'innovativo protocollo di legalità approvato dal Ministero dell'Interno e applicato all'intero cratere del sisma 2016 per prevenire fenomeni come il lavoro nero, concorrenza sleale, evasione contributiva e rispetto della sicurezza venga esteso a tutti i cantieri dell'edilizia della provincia di Teramo, anche quelli che con il terremoto non c'entrano nulla. Finalmente abbiamo raggiunto questo grande obiettivo che inseguivamo da 2 anni, quello di creare delle condizioni per cui chi sta in cantiere sa come ci deve stare e quali regole deve rispettare. Lo abbiamo realizzato qualche settimana fa per tutti i cantieri della ricostruzione, adesso l'obiettivo è quello di estendere questo protocollo anche agli altri cantieri, partendo da tutti i cantieri che per esempio utilizzano il bonus 110, che sono sempre dei contributi dello Stato, quindi sono sempre soldi pubblici, a cui applicare eventualmente lo stesso tipo di protocollo. Cosa cambierebbe nell'immediato? Beh, nell'immediato tutti saprebbero che nei cantieri bisogna applicare solo il contratto dell'edilizia, quindi eviteremo il dumping contrattuale, visto che nei cantieri spesso incontriamo lavoratori col contratto del commercio, della metalmeccanica o addirittura anche dell'agricoltura. Da adesso in poi si applicherà solo il contratto dell'edilizia. Tutti quanti dovranno assumere i lavoratori a tempo indeterminato, determinato ma comunque full time, quindi non vedremo più i lavoratori finti part time o le collaborazioni in cantiere o le finte partite IVA, che sono un altro fenomeno che dobbiamo combattere. Tutte le imprese edili devono essere iscritte agli enti bilaterali e devono essere in regola con gli enti bilaterali. Naturalmente l'idea del protocollo è preventiva, cioè noi faremo una grande campagna di comunicazione per far sapere a tutte le imprese che queste sono le regole e che se non rispettano queste regole non emergerà la loro irregolarità con un controllo ispettivo, ma semplicemente con un incrocio dei dati fra tutte le banche dati che abbiamo tra le notifiche preliminari, le banche dati degli enti bilaterali, le banche dati dell'INPS, dell'INEL e dell'Ufficio per la ricostruzione. Quindi a tavolino saremo in grado di verificare se in un cantiere c'è lavoro nero, grazie al DURC per congruità, se in un cantiere la ditta non rispetta queste regole. Automaticamente cercheremo di riportare nell'alveo della legalità l'impresa e se non ci riusciamo ci penseranno poi gli organi ispettivi.